Spedisci online adesso. Zibaldo.it. Colpo di coda del Fano che, grazie al successo di Ravenna, coglie tre punti fondamentali per sperare nella salvezza. Trascina con sé il Ravenna nelle sabbie mobili della classifica ed ottiene il primo successo del 2018. La gara è avara di grandi emozioni. Al 16° Broso, sul lancio lungo in profondità, cerca l'anticipo al volo con l'esterno, pallone che si perde di poco fuori dal palo di sinistra. Nel recupero del primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio con Ronchi, che in area si gira bene con il sinistro in sacca in torsione, un pallone rasoterra angolato, 1-0. Nel secondo tempo il copione subisce un drastico cambiamento quando al 60° Venturini viene espulso per somma di ammonizioni dopo un fallo su Lazzari lanciato a rete. Complice anche la superiorità numerica, comincia a farsi pressante la spinta dei marchigiani. Al 61° punizione di Lazzari da sinistra, Gattari fa la sponda di testa per la corrente Fioretti che ancora di testa colpisce a botta sicura, ma Venturi si supera mandando in corner. Al 73° a seguito di un calcio d'angolo stacca Gattari di testa, ma il pallone colpisce la traversa. È il prologo al gol del pari, che arriva all'82° grazie a Germinale, che raccoglie da pochi passi ed insacca dopo una respinta della difesa. 1-1. Insiste il Fano e proprio chiusura di gara al 94° trova il vantaggio che fa balzare in piedi per la gioia la panchina di Oscar Brevi. Cross dalla destra, Fioretti prova la semirovesciata volante, trovando la schiena beffarda del neo entrato Ierardi, che inganna l'incolpevole Venturi. 2-1. È il gol della speranza per i fanesi, che salgono a 19 punti in classifica e, approfittando delle contemporanee sconfitte di Sant'Arcangelo e Teramo, si portano a 4 lunghezze dalla salvezza.